prendere posizione perché la giornata è lunga e il programma è molto intenso, quindi ci conviene non perdere tempo già all'inizio. Ringrazio tutti i partecipanti e do la parola a Nadia Ghisalberti, assessore alla cultura del Comune di Bergamo. Che... Grazie Marco Valle e buongiorno a tutte e a tutti. Vedo una sala molto affollata e questo mi fa molto piacere. È compito di un museo la tutela, la conservazione, la ricerca, il dare degli indirizzi, affrontare le tematiche contemporanee, e questo è quello che sta facendo il Museo di Scienze Naturali di Bergamo. Lo fa anche con percorsi espositivi di grande interesse, in particolare in questo anno in cui Bergamo insieme a Brescia è capitale italiana della cultura. Abbiamo inaugurato da poco la mostra che vi invito a visitare se già non l'avete fatta, dedicata a Costantino Beltrami, il grande esploratore bergamasco, e anche quello è un percorso espositivo di ricerca scientifica e di restituzione al pubblico di un racconto bellissimo dei sentimenti, degli stati d'animo e delle scoperte di Costantino Beltrami. Però ci sono dei momenti, ci sono stati anche nel corso di questo anno, in cui oltre alle grandi attività, ai grandi eventi, ci si ferma e si riflette su alcuni temi, sulle politiche culturali in generale, su tematiche ambientali, che sono quelle che più ci chiamano con urgenza ad un cambiamento nei consumi, nelle produzioni, nelle consuetudini, nelle attività anche quotidiane. Quello di oggi è un convegno che segue la mostra, che è stata inaugurata un paio di mesi fa, se non ricordo male, ed è, lo ritengo quasi un convegno doveroso in una città come Bergamo, con le sue valli e la sua provincia che ha tanti cacciatori, e questo è un tema che serve proprio a sensibilizzare queste persone che hanno questa passione per la caccia, ma che è un'attività dell'uomo storica, è una delle attività che però possono danneggiano l'ambiente, ma è che si può fare in tanti modi diversi. Tutte le attività dell'uomo in qualche modo incidono sull'ambiente. Il problema è trovare la via e l'indirizzo per poterle rendere sostenibili per noi e per l'ambiente. Sono rimasta molto colpita dal leggere il panel di questa giornata e di come è stata organizzata, per l'alta qualità degli interventi, le competenze, e quindi questo è davvero un convegno che si pone nel panorama nazionale e che affronti i temi della sicurezza dell'uomo, la sicurezza alimentare dell'uomo, la sicurezza dei rapaci e del mondo degli uccelli e degli animali, legati al tema dell'uso del piombo nei proiettili e nella caccia. Ora, questo è un tema molto delicato e so che qualche polemica sicuramente la può sollevare, ma non bisogna aver paura di questo, bisogna saper spiegare il problema, come è nei dati che fornirete. E poi apprezzo particolarmente che venga indicata anche una soluzione, un percorso, quindi un modello a cui ci si può adeguare per salvare la salute nostra, del pianeta e degli animali che lo abitano, in questo unico ecosistema in cui tutti siamo parte e incidiamo sulla vita delle altre persone. Vi ringrazio, grazie davvero a chi è venuto a Bergamo per questo convegno, grazie soprattutto al direttore Marco Valle e ai suoi collaboratori e agli organizzatori di questo impegnativo convegno per questo appuntamento che fa onore alla città di Bergamo e Bergamaschi e alla capitale della cultura. Grazie. Grazie Nadia. Mi scuso perché di solito non bisogna fare i saluti e andare via, e non lo faccio mai, ma oggi ci sono 3 inaugurazioni, quindi alle 10 deve essere in un posto, alle 11 in un altro, nel pomeriggio un altro ancora. Mi spiace davvero molto perché non è molto educato, ma... Straordinari da assessore. Grazie Nadia, solo 2 minuti per dire alcune cose doverose. Come ha ricordato l'assessore alla cultura, abbiamo inaugurato una mostra su questo specifico argomento. Questa mostra è stata inaugurata a giugno e da allora
almeno 40.000 persone l'hanno vista. Penso che questo sia un compito fondamentale che i musei di scienze naturali hanno, e sono contento di avere accolto questa proposta fatta da Enrico Bassi, dall'intramontabile e l'inesauribile Enrico Bassi, che è stato fondamentale per me. Enrico Bassi in primis, con Andreotti, che è stata l'altra mente pensante, e i colleghi del museo che hanno realizzato il percorso. Quindi grazie a tutti. E gloria Ramello, non da meno, insomma. Oggi siamo invece in una fase più diciamo concettuale, una fase che vuole trarre un po' le fila di questo discorso e con dati concreti. È comparsa su un giornale ieri una frase che non mi è piaciuta come direttore di museo, e la frase diceva che questa mostra è una mostra ambientalista sostenuta da associazioni ambientaliste. Non è così. Abbiamo, con il comitato organizzatore, escluso volutamente delle associazioni esclusivamente ambientaliste, e abbiamo invece accolto le associazioni che tutelano l'ambiente e magari e fanno anche ricerca sul campo. Quindi questa è stata la scelta che abbiamo voluto attuare, e penso che sia una scelta che possa garantire una neutralità. Ribadisco che anche nel caso, anche con la mostra, il museo e i relatori non vogliono prendere una posizione su caccia sì e caccia no. È un altro argomento completamente diverso. L'argomento è il piombo che non è assolutamente un elemento innocuo. È stato tolto da tutte i prodotti che ci circondano, dalla benzina alle pitture a tutto, e manca solo toglierlo dalle munizioni. Devo dire che il discorso della tossicità del piombo è quasi una barzelletta, potremmo dire, perché la tossicità del piombo non è una cosa, del piombo delle munizioni non è cosa nuova, ma già Savi a fine del Settecento aveva osservato che alcuni anatidi morivano, e guarda caso, facendo l'autopsia di questi anatidi, si trovavano dei pallini di piombo nelle loro interiora. Quindi non è assolutamente una novità, bisogna invece prendere dei provvedimenti su questo. Quindi non entro in altri dettagli che saranno affrontati da persone competenti durante la giornata. Voglio quindi ringraziare, oltre il comitato organizzatore, i relatori. Devo dire che tutti questi, comitato organizzatore e relatori di oggi, vengono a titolo gratuito e per loro, diciamo, scelta. Quindi questo è una cosa che ci fa molto piacere e che rende anche il senso della consapevolezza e dell'importanza di questa iniziativa. Ho dimenticato di sicuro molte cose, ma mi piace, voglio e è mio, diciamo, piacere dare la parola al comandante Borrelli, che viene appositamente da Roma, è del nucleo CITES dei Carabinieri. Devo dire che il museo ha una storia lunga di collaborazione col CITES, perché già nel 98, nella mostra che abbiamo realizzato Leggi di Natura, si parlava della Convenzione di Washington, e il legame con CITES è stato molto produttivo. Grazie, comandante. Buongiorno,
Buongiorno a tutti, porto i miei saluti personali e i saluti del comandante della grande unità dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, il generale corporale armata Andrea Rispoli, che ha voluto fortemente la nostra presenza e la mia presenza insieme ai colleghi qui da voi, perché abbiamo immediatamente percepito il tenore dell'incontro. Un dibattito aperto, un dibattito che parte da dati scientifici per approdare, speriamo, a delle soluzioni condivise. Noi come raggruppamento CITES ci occupiamo di tutto quel mondo che riguarda l'interfaccia tra uomo e animali, uomo-natura, quindi una tutela attiva della biodiversità. Dal mio raggruppamento dipende il reparto La Soarda, che è il reparto antibracconaggio e il servizio antibracconaggio, dipende i servizi CITES, quindi noi guardiamo alla conservazione della biodiversità a 360 gradi, intendendo come conservazione della biodiversità tutto ciò che porta a nocumento alla fauna e alla flora, ovviamente a livello planetario. Noi ci occupiamo anche di maltrattamenti animali, di traffico illecito di cuccioli, cioè tutto quel mondo, ripeto, di interfaccia tra uomo tutto ciò che animali appunto e piante. Noi siamo qui per imparare innanzitutto, quindi siamo qui per condividere con voi e con i relatori un percorso di conoscenza e un percorso di prospettiva. È importante questo perché serve a orientare le scelte, serve a orientare le scelte che il decisore politico, in piena autonomia ovviamente, intende fare, e mettendo nelle condizioni, in questo caso specifico, chi svolge attività cinegetica, chi svolge attività venatoria e chi, come noi, deve far ovviamente rispettare le normative vigenti, deve trovare dei punti di riferimento certi in maniera tale da poter, come dire, svolgere ciascuno il proprio compito senza ulteriori infringimenti. Quindi è importante aprire un dibattito perché molte volte ci si trova di fronte a pregiudizi, ci si trova di fronte a condizioni che forse non stimolano questo momento di confronto. Oggi, ripeto, anche il nostro comandante ha inteso la nostra partecipazione proprio per rimarcare questo. Noi siamo dalla parte di chi ragiona sui problemi, di chi cerca delle soluzioni condivise in maniera tale che anche il nostro compito sia un compito più semplice, un compito che porti magari a meno condizioni, a minori condizioni di conflittualità, in maniera tale da poter ciascuno per la propria parte svolgere il proprio compito. Mi scuso anch'io perché noi a una certa ora, intorno alle 13 per un nostro rientro su Roma, dovremo abbandonare i lavori. Ringrazio assolutamente gli organizzatori, applaudiamo all'iniziativa, perché un polo museale è innanzitutto un polo culturale. Bergamo e Brescia, in questo caso Bergamo, insomma, sta uscendo da un anno, immagino, straordinario di iniziative, anche l'assessore che mi ha preceduto, insomma, 4 iniziative, se ho ben capito, in un giorno solo, significa che la città è viva, la città vuole discutere, e mi fa molto piacere che abbia individuato in questo problema un problema che deve essere affrontato, ripeto, con questo taglio. Grazie a tutti voi e buon lavoro. Un'ultima considerazione che è anche un auspicio. Ho fatto riferimento prima alla mostra Leggi di Natura e alla collaborazione con il CITES del 98. Da allora le cose sono cambiate. Un tempo, quando la gente andava in paesi esotici, si portava il coccodrillino impagliato, tutte cose molto molto strane e di cattivissimo gusto. Adesso la situazione è cambiata. Penso che anche il nostro
impegno in questo sia stato, abbia dato un piccolo contributo, e spero, ma sono certo, che anche questo convegno e questa mostra darà un grande contributo a cambiare la situazione nel piombo delle munizioni. Quindi con questo lascio la parola ai relatori, che invito a salire sul palco, e in particolare Alessandro Andreotti, che buongiorno a tutti, mi sentite? Intanto grazie al museo per aver organizzato questo convegno. La giornata, devo dire, è molto ricca, direi anche impegnativa, per cui partirei subito con la prima relazione. Per me è veramente un onore presentare la professoressa Deborah Payne, che è una delle massime esperte di questa tematica a livello globale. Ha un'esperienza molto lunga, perché ha iniziato a studiare la problematica del piombo legato alle munizioni da caccia negli uccelli all'inizio degli anni 90. Ha lavorato in Camargue per un periodo lungo ed è stata la prima ricercatrice in Europa a occuparsi della problematica negli uccelli da preda. Quindi è un mostro sacro, e averla qui con noi è veramente per me una grande emozione. Ci farà un inquadramento generale sulla problematica, e penso che, io ho già visto la presentazione, penso che il suo inquadramento consentirà di veramente fare luce in maniera veramente molto oggettiva, perché è basata su pubblicazioni, su ricerche, su studi effettuati praticamente in tutto il mondo. You have the floor. Okay, can you hear me okay? Yep. Ah, that should be better. Thank you very much, Alessandro. Good morning, everybody, and it's a great pleasure to be here. Thank you very much for inviting me to give this presentation. So everybody knows that lead is extremely toxic. There's no biological requirement for lead. It's not specific, it affects all body systems, and the effects of lead are independent of source. It doesn't matter where the lead comes from, it affects us in the same way. One of the unusual things about lead is we haven't been able to define any safe levels of exposure, which means that there's no blood lead concentration below which we can't detect negative health effects at this stage. It affects all animals, and it affects plants as well. And because of the human health effects, particularly on the nervous system, so neurological effects, it's been widely regulated in things like paint, in petrol, in water, a whole range of things. And lead from ammunition has been less regulated than most other sources, and it now remains the key source of exposure to birds, and a source of exposure in other animals and humans. Il piombo è un metallo altamente tossico, non è essenziale, ha effetti su diversi sistemi, fra cui particolarmente il sistema nervoso. Non esistono livelli sicuri di esposizione, poiché qualsiasi concentrazione è dannosa per l'organismo, ha effetti sulle piante, sugli animali e anche sugli umani. Le munizioni di piombo sono una risorsa chiave per l'esposizione degli uccelli, e anche una risorsa, una fonte di esposizione anche per gli altri animali e per l'uomo. And in terms of lead from ammunition, it's estimated by the European Chemicals Agency that from hunting, so this doesn't include target shooting, about 14,000 tons is emitted to the environment in the EU every year, with a smaller tonnage of bullets.
So the difference between bullets and gunshot is that where most gunshot is distributed into the environment and very few of the individual gunshot pellets actually hit animals, the majority of bullets are retained within the animals that they're fired at. Most bullets will hit an animal, a bullet will fragment, and most of the fragments will remain in the animal. So while lead from gunshot causes considerable environmental contamination, per ton used, lead from bullets cause more contamination of the actual meat of the animal. Questa è una stima annuale dell'emissione del piombo dovuto alle munizioni da caccia. Sono stati stimati circa 14.000 tonnellate di pallini di piombo, 15 di munizioni intere di piombo, circa 15 tonnellate, e munizioni intere di largo calibro, 119 tonnellate. La maggior parte dei pallini che vengono sparati cade nell'ambiente e si accumula, contribuendo alla dispersione nel piombo del piombo nell'ambiente. E inoltre i pallini e i frammenti delle munizioni a palla di piombo possono essere trattenuti all'interno della carne delle specie cacciate. So we know more about lead poisoning in birds than any other group, so I'm going to talk a bit more about birds, the routes of exposure, evidence that lead from ammunition is the key source and effects. Then I'll talk about mammals and then humans. Ok, questa è semplicemente la struttura della presentazione, e verranno trattati gli uccelli, i mammiferi e i problemi legati alla salute umana. So birds are exposed to lead from ammunition in two ways, and these are generally described as primary exposure and secondary exposure. Primary exposure is where birds directly ingest spent lead gunshot from the environment, and this is things like waterfowl and terrestrial game birds. These are ingested mistakenly for food particles or grit and retained in the muscular gizzard of those birds. Secondary exposure is where raptors and scavenging birds ingest lead in the flesh of the animals that they eat. Queste sono le due principali vie di esposizione al piombo che possono avere gli uccelli, quindi un'esposizione primaria tramite ingestione di pallini di piombo che sono dispersi nell'ambiente, oppure un'esposizione secondaria tramite l'ingestione della carne contaminata da pallini oppure da frammenti di piombo di munizioni intere. In terms of primary exposure, there are huge numbers of individuals shot there. Lead shot accumulates year on year, building up a toxic legacy in the environment, sinks slowly through soils and sediments, and densities can be extremely high where hunting pressure is high. Per quanto riguarda l'esposizione primaria, quindi per l'ingestione dei pallini dispersi nell'ambiente, si stimano 14.000 tonnellate che vengono depositate annualmente in Unione Europea. Questi si accumulano e si degradano per decenni e per secoli, e la densità è molto elevata, soprattutto dove la pressione venatoria è molto alta. And many different groups of birds are exposed by primary exposure in both wet habitats and dry habitats. Waterfowl can ingest spent lead gunshot in terrestrial habitats, so geese and ducks graze quite frequently. And this just shows a whole range of different groups of birds that we know ingest lead from gunshot, including terrestrial birds like pigeons, doves and game birds. Diversi gruppi di uccelli possono ingerire i pallini di piombo sia in ambiente umido sia in ambiente terrestre. Ad esempio ci sono studi riguardanti anatre e oche che sono solite pascolare e possono ingerire questi pallini dispersi nell'ambiente, così come tanti altri gruppi di uccelli. We've known about lead poisoning in waterfowl for a very long time. The first really major study was produced in the United States by Alexander Wetmore in 1919, over 100 years ago, followed by some seminal work by Frank Belrose showing the extent of lead poisoning of waterfowl.
L'ingestione dei pallini di piombo è ben nota negli uccelli acquatici. Uno dei primi a studiare questa problematica è stato Wetmore nel 1999. As a result of this, the US government banned the use of lead gunshot for waterfowl hunting in 1991. That was extremely effective, resulting in a decline in levels of lead shot ingested, lead concentrations in blood and in wing bones. And Anderson and colleagues in 2000 estimated that 1.4 million ducks were saved from dying of lead poisoning when they did their study in 1997. So that's a year, every year. Scusate, prima ho fatto un errore, era 1899 Wetmore, non 1900, quindi un secolo prima. Questi sono, sono gli effetti del divieto dei pallini di piombo negli Stati Uniti nel 1991. E si è visto un... scusate. Questo. C'è stato... No, allora aspetta, scusate. Torno indietro. Ci manca una slide, per quello che... Manca una slide? Sì, è quella nuova. È quella nuova. Ok. No, scusate, c'è un problema tecnico perché manca una slide dove stiamo vedendo noi, per cui non c'era la corrispondenza. Allora, in pratica... uno dei primi atti regolatori messi in campo per contrastare questo problema è stato il bando per la caccia agli uccelli acquatici fatto nel 91 negli Stati Uniti d'America, e questo ha creato... ha prodotto un abbassamento del livello di piombo ingerito dagli uccelli acquatici e un abbassamento delle concentrazioni di piombo nel sangue e nelle ossa. Quindi hanno visto che effettivamente il bando del piombo ha avuto un effetto sulle anatre, sia perché non hanno più mangiato i pallini, sia perché poi i livelli di piombo nei tessuti sono effettivamente diminuiti. È stato stimato che 1.400.000 anatre siano state salvate dalla morte per saturnismo nel 1997. Scusate qui, non riesco a leggere. Su un totale di 90 milioni di anatre presenti a livello continentale. Ecco, scusate, ma è stato un problema tecnico. So we were a bit slow in Europe to respond to this problem, but there was a workshop in Brussels in 1991, I was the scientific coordinator of that, that brought together people from 21 countries, including representatives of hunting organizations, government agencies, conservationists, and others, to look at the solution in waterfowl. And that concluded that the only effective solution would be the replacement of lead with non-toxic gunshot. And the photo at the bottom right is from that workshop. On the right-hand side is Niels Kanstrup, who you will be hearing from this afternoon. And I've just shown that to show that over the 30-odd years, neither of us have changed at all. Moving down the African-Eurasian Waterbird Agreement resolution, resolved to phase out the use of lead gunshot in wetlands by 1999, and now we have commission regulation which bans the carrying or use of lead gunshot while shooting in and around wetlands. La transizione in Unione Europea è stata abbastanza lenta. Una delle prime fasi è stato questo bureau del 1991, l'International Water Flow and Wetlands Research Bureau, che è stato dedicato all'avvelenamento da piombo e si è concluso che l'unica soluzione effettiva è la sostituzione del piombo con le munizioni atossiche.
Poi nel 1999 c'è stato questo African-Eurasian Water Board Agreement, la cui diciamo soluzione finale è stata quella di appunto sarebbe l'eliminazione dell'uso dei pallini di piombo nelle zone umide. Ecco. Gloria, solo specificare che questo agreement è un agreement internazionale nato nell'ambito della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici, quindi è uno strumento molto forte a livello anche normativo internazionale. Scusa. E in ultimo il regolamento dell'Unione Europea 2021-57, secondo cui vengono vietati l'uso e il trasporto durante le attività di caccia all'interno nelle immediate vicinanze delle zone umide. Ok, so that was primary exposure. In terms of secondary exposure, a very large number of large game carcasses are shot each year. I don't have a number for all species, this is for just for deer and wild boar. And some of those are unretrieved, but for the majority of them, the intestines, gut piles or viscera will be left in the environment, and this can be heavily contaminated with lead. And in addition to that, over 60 million small birds and game mammals are shot annually in the EU using lead gunshot ammunition. Some of those will be escaped and unretrieved carrying shot in their flesh. Per quanto riguarda l'esposizione secondaria, quindi l'ingestione di pallini o di frammenti di piombo all'interno delle carcasse, ci sono più di 6 milioni di cervi e cinghiali che vengono sparati annualmente in Unione Europea, e alcuni spesso non vengono recuperati e i visceri sono spesso abbandonati sul terreno e quindi costituiscono diciamo un pericolo e un possibile rischio di esposizione al piombo. E ci sono più di 60 milioni di uccelli e piccoli mammiferi che vengono sparati annualmente in Unione Europea. So this exposes a range of different birds. In terms of predatory birds, birds like this peregrine falcon when they're preying upon game that's shot, and obviously animals that are injured and have escaped will be easy prey for predators. Per quanto riguarda gli uccelli predatori, questi vengono esposti quando predano ad esempio selvaggina ferita con munizioni di piombo o che hanno appunto dei frammenti di piombo nelle carni. Nella foto c'è un falco pellegrino che appunto porta via una folaga, in questo caso una folaga americana. Gli animali che vengono feriti sono più diciamo vulnerabili alla predazione, quindi anche questo aumenta il rischio di esposizione. In terms of facultative scavengers, this affects a wide range of species right across Europe. I'm just giving an example from Spain here, where regurgitated pellets of greater spotted eagles, marsh harriers and red kites have been found to contain lead gunshot. Per quanto riguarda i necrofagi facoltativi, questi sono alcuni esempi spagnoli. In Spagna i pallini di piombo sono stati ritrovati all'interno delle borre di Aquila natalia maggiore, falco di palude, nibbio reale e l'aquila imperiale iberica. But perhaps this is most important for obligate scavengers, but also some of the larger eagles that scavenge on large ungulates. Things like the Eurasian griffon vulture on the right-hand side here are particularly susceptible when they scavenge wild-shot ungulates. Per quanto riguarda invece i necrofagi obbligati, gli avvoltoi e altre specie che consumano frequentemente carcasse sono particolarmente a rischio, specialmente quando si alimentano su ungulati che sono stati sparati con piombo. So following primary exposure and the ingestion of lead gunshot, the gunshot can be retained in the muscular gizzards of birds. It can be regurgitated or it can be voided, but very often it's retained, it's ground up with the grit, and shot will remain in the gizzard for about 20 to 30 days before being totally ground up. The photo on the right-hand side shows the shot extracted from the gizzard of one bird.
You can see whole shot and also some very eroded flattened shot. The lead is then solubilized and absorbed through the intestine into the bloodstream. Per quanto riguarda l'assorbimento del piombo a seguito dell'esposizione primaria, i pallini di piombo potrebbero essere eliminati oppure vengono rigurgitati nelle borre oppure ancora ritenuti nello stomaco muscolare di uccelli acquatici e degli uccelli, diciamo, che vivono in ambiente terrestre. I pallini vengono macinati all'interno dello stomaco masticatore e le particelle di piombo sono disciolte dagli acidi gastrici e conseguentemente il piombo viene assorbito attraverso la parete gastrointestinale entrando nel flusso sanguigno. Nella foto alla vostra destra vedete i pallini di piombo che sono stati estratti da uno stomaco masticatore e potete vedere anche che sono molto erosi. And while raptors don't have the same kind of incredibly muscular gizzard that waterfowl and terrestrial game birds do, they have a very low pH in their stomachs. So lead is very soluble at low pH, so ingestion and re-ingestion of lead shot can cause a great deal of lead solubilization and absorption into the bloodstream. E per quanto riguarda invece l'assorbimento del piombo a seguito dell'esposizione secondaria, gli avvoltoi e altri rapaci necrofagi possono avere un pH dello stomaco molto basso e questo fa sì che il piombo venga solubilizzato moltissimo e quindi che entri in circolo. Once lead's been absorbed into the bloodstream, it's passed around the body, deposited in soft tissues with the highest concentrations in the liver and kidney and also into bone. It remains elevated after exposure ceases in blood and liver and kidney for weeks to months. So they give an indication of recent exposure, whereas bone lead concentrations give an indication of lifetime exposure. Il piombo nei tessuti, questa slide presenta come si comporta, diciamo, il piombo all'interno dei tessuti corporei, quindi una volta che viene solubilizzato ed entra nella circolazione sanguigna può arrivare ai tessuti molli come ad esempio il fegato e i reni e poi viene depositato all'interno delle ossa. Se si vanno a analizzare ad esempio i reni e il fegato, il piombo può rimanere elevato per settimane ma anche per mesi, ma questo significa una recente, diciamo, esposizione a questo metallo tossico, mentre per quanto riguarda le ossa si identifica una esposizione a lungo termine poiché viene depositato. So there's a lot of evidence that lead from ammunition is the primary source of elevated tissue lead levels in birds, and I'll run through a little bit of that. So lead from ammunition is often found within the gastrointestinal effect of birds and regurgitated pellets, as I mentioned, in Spain. And experimental studies show that when birds are fed with lead from bullets or shot, that's absorbed into the bloodstream and results in elevated lead concentrations and lead poisoning. La prova che le munizioni sono la principale fonte di elevati livelli di piombo nei tessuti degli uccelli, quindi il piombo derivato dal munizionamento è spesso trovato all'interno del tratto gastrointestinale e nelle borre, e degli studi sperimentali mostrano che l'ingestione del piombo proveniente dalle munizioni provoca alte concentrazioni di piombo nei tessuti e avvelenamenti. Some other evidence is that cases of lead poisoning are much higher during the hunting season than outside the hunting season. And some work that I did in the 1990s in Spain with marsh harriers showed that the proportion of regurgitated pellets containing lead gunshot was far higher during the hunting season, at on average 17%, compared to outside the hunting season when it was about 1%. Questo è uno studio che è stato condotto dalla relatrice stessa tra il 1991 e il 1994, in cui è stato dimostrato che le borre del
del falco di palude contenevano il 17% di palline di piombo durante la stagione venatoria e l'1% fuori dalla stagione venatoria, quindi erano molto più elevati durante, diciamo, la stagione di caccia rispetto a fuori. And this also translates to blood lead concentrations, which are also far higher during than outside the hunting season. E questo invece mostra la presenza di piombo nel sangue, sempre nei falchi di palude di questo studio, in relazione alla stagione venatoria. Quindi si vede che diciamo la media geometrica del piombo a livello sanguigno era molto più alta durante la stagione venatoria. And the last piece of evidence relates to the use of stable lead isotopes. So lead has four stable isotopes, and the ratios of these to each other act as an indicator of the origin of lead, so like a fingerprint. And it's been found in many species that when lead concentrations are elevated in body tissues, their signatures are very similar to lead ammunition. A couple of examples are from stellars and white-tailed eagles in Japan, and also from work we've done on buzzards in the UK. Questo mostra le analisi isotopiche sul piombo. Il piombo ha quattro isotopi stabili e la loro proporzione varia a seconda dell'origine del piombo, quindi si ha come una firma isotopica e si può capire da dove proviene il piombo. Queste sono alcune degli esempi di studi effettuati in Giappone e in Regno Unito. In Giappone, ad esempio, nella maggior parte di queste aquile di Steller, e aquile di mare, avevano elevati livelli di piombo nel fegato e le proporzioni degli isotopi andavano a indicare che, che il piombo era proveniente dalle munizioni da caccia. So, that's a great deal of evidence showing that lead from ammunition is the major source of exposure. Once absorbed, lead has sublethal effects, causes mortality, but also affects populations. Questi sono gli effetti dell'avvelenamento da piombo, che possono essere subletali, ci può essere la morte degli individui e si possono avere effetti anche a livello di popolazione. I primi due vanno a influire anche sul benessere. In terms of sublethal effects, there are many because lead affects all body systems, and many of the effects can also affect survival. So, for example, immune system effects may affect disease resistance. Questi sono alcuni degli effetti subletali che causa l'esposizione al piombo, e molti di questi vanno a intervenire anche sulla sopravvivenza degli animali. And an example that I think is particularly good is from a paper by Eck and colleagues in Sweden recently, where they caught and tagged a large number of golden eagles and took blood lead levels, looked at blood lead concentrations. And they found that the flight height and the movement rate of golden eagles was lower above a certain blood lead threshold. But that blood lead threshold was far lower than we previously thought for detecting sublethal effects. This reflects what we're finding in humans. We're finding sublethal effects at lower and lower levels all the time. Questo è uno studio delle aquile reali svedesi, dove anche basse concentrazioni di piombo nel sangue si è visto che hanno effetti sull'altezza in volo e sul tasso di movimento. Quindi, No, ecco, questo è interessante notare questo aspetto, che anche dei livelli molto bassi di piombo nel sangue sono associati a un'alterazione di comportamenti, e quindi la stessa cosa che succede con l'uomo: anche nell'uomo si è visto che livelli molto bassi di presenza di piombo nel sangue comportano effetti negativi sulla salute, quindi la soglia di tolleranza è stata sempre abbassata e oggi addirittura c'è tolleranza zero nel caso dell'uomo. Quindi il piombo va evitato in qualunque quantità nel caso della salute umana. A very large number of birds are considered to be at risk of dying of lead poisoning each year. That's over 1 million from primary exposure and 140,000 from secondary exposure.
Questa tabella presenta il numero di specie considerate a grave rischio di avvelenamento letale e subletale da piombo in Unione Europea e la stima della mortalità annuale. And there are a very large number of welfare effects. I think the best way of illustrating these is in the next little video clip. This is just a list of the welfare effects. Questi sono alcuni degli impatti sul benessere rispetto ai sintomi clinici e alla patologia. Qui vedete una lista dei vari sintomi che possiamo vedere però nel video dopo. Oops. This is a hoop swan with lead poisoning, with muscular paralysis. It can't lift its head or its wings. It almost certainly has neurological problems. And it's an extremely unpleasant disease for birds that die of lead poisoning and also with sublethal effects. At a population level, there are correlations between population trends in waterfowl and lead poisoning. And this just shows the relationship between the wintering population trend and the propensity of wildfowl to ingest shot. And also, we know that lead affects raptors at a population level, the best example being the California condor, which was almost driven to extinction by lead, with only 22 birds left in the wild in the 1980s. Questo è uno degli esempi forse più famosi, più eclatanti, che riguarda il condor della California, che è stato appunto portato sull'orlo dell'estinzione a causa dell'avvelenamento da piombo. And we've estimated population level effects in raptors across Europe using data collected by many researchers on lead concentrations in liver. Questa è la stima degli effetti a livello delle popolazioni di rapaci europee e la mortalità annuale dovuta all'avvelenamento da piombo per 10 specie di rapaci è risultata di media del 0,44%. And one of the interesting things is that for a given level of annual mortality from lead poisoning, lead suppresses the population, so it causes a lower adult population far more in the species in black circles here that first breed at a very late age and have very high annual survival and a lower effect on species that have lower annual survival and breed earlier. Questo è l'avvelenamento da piombo che limita la crescita delle popolazioni adulte di rapaci con i puntini neri pieni. Vedete alcune specie di rapaci che hanno, diciamo, sono molto longeve, quindi accusano molto l'effetto dell'avvelenamento da piombo. So that's a summary of effects on birds. I will quickly look at the effects on mammals. We know that mammals are at risk because they scavenge large ungulates. Questi sono appunto anche i mammiferi possono essere colpiti dalle problematiche dovute all'avvelenamento da piombo. Queste sono alcune delle specie. And lead poisoning and death has been recorded in some captive mammals that have been fed lead that's been shot with lead bullets. E sono colpiti anche gli animali tenuti in cattività se vengono alimentati con selvaggina contaminata. There are also risks to hunters, dogs and pets, particularly when they're fed the wound trimmings from around the wound canal. Lo stesso vale per i cani da caccia e anche per gli animali domestici se appunto sono alimentati sempre con selvaggina contaminata con frammenti o con pallini di piombo. And we found in the UK extremely elevated levels of lead in raw pet food made from pheasants. Questo è uno studio condotto appunto dalla relatrice e da colleghi che hanno rilevato delle elevate concentrazioni di piombo in 3 alimenti per cani che erano a base di fagiano crudo tritato. Okay, I'll move on to talk a little about risks to human health. So most human exposure to lead is through the diet.
And most of the previous sources of exposure have been regulated, but ammunition is one source of dietary lead that's largely been unregulated. Qui andiamo sull'argomento relativo ai rischi per la salute umana causati dal piombo. Il piombo è stato vietato ad esempio nelle benzine, come si diceva prima, però nonostante le munizioni forniscono una possibile fonte di di esposizione per via della dieta, non sono ancora regolate sufficientemente. So absorption of lead from the diet increases blood lead levels, and the effects of increased blood lead in humans are quite similar to other animals. The most sensitive system is the nervous system, and increased blood lead is associated with reduced IQ in children, and this is a permanent effect. In adults, it's associated with increased systolic blood pressure and an increased incidence of chronic kidney disease. But the thing I think it's important to stress is that children are really vulnerable. And that's for two reasons. For a given amount of lead in the diet, children absorb a lot more than adults do, because they're actively absorbing calcium and lead behaves like calcium. And the second reason is that the developing nervous systems of children are very sensitive to the effects of lead. L'assorbimento del piombo tramite la dieta aumenta i livelli di piombo nel sangue e i sistemi più sensibili sono il sistema nervoso, il sistema cardiovascolare e il sistema renale. E particolarmente vulnerabili sono i bambini perché assorbono un'elevata proporzione del piombo ingerito e il sistema nervoso è ancora in sviluppo, quindi sono più sensibili. And previously, the Centers for Disease Control and Prevention set levels of concern for blood lead in children, and this is a threshold used globally. In the 1950s and 60s, we thought this was at about 60 micrograms of lead per deciliter of blood. But the more blood lead concentrations have decreased, the more we've realized that effects are seen at lower and lower levels. So this level has been reduced from 60 to 50 to 30 to 25 to 10. And in 2012, the CDC basically said that there is no definable safe level of blood lead. So they changed their terminology to call this a reference level. This was set at 5 and it's now gone down to 3.5 micrograms per deciliter. So this is just described as a reference level. So we now really know that we haven't been able to identify a blood lead concentration below which we don't have negative effects. Questa slide mostra che i livelli di piombo sono stati progressivamente ridotti da 60 a 50 fino a 10, ma nel 2012 è stato settato un nuovo livello di sicurezza che era intorno al 3,5 microgrammi per decilitro, ma si è visto che di base non si può identificare un livello di sicurezza perché sta decrescendo sempre di più, quindi è altamente tossico e non ci sono livelli di sicurezza limite. So human exposure to game meat, this is basically to say that the bigger risks are from smaller particles. So when lead fragments, you've got a high surface area to volume ratio of the small particles. I rischi maggiori sono derivati da piccoli frammenti. Posso avere un aiuto qui? Scusate. Ok, allora non è importante il quanto, ma è il dove. Quindi quando si parla di queste problematiche, sia per gli esseri umani sia per gli esseri animali, specialmente mammiferi e ancor più uccelli, sono anche i piccoli quantitativi, le piccole particelle di proiettile o di pallini, entrambi, quindi palla intera e munizionamento spezzato, entrambi si possono frammentare e in soluzione ionica entrano subito nella circolazione sanguigna se si dissociano dal piombo metallico a quella ionica. This shows bullet fragmentation in large mammals, a deer and a wild boar.
So experimental work has shown that when a bullet is shot into a deer, a large proportion of the lead remains in that animal and a large proportion as fragments. These are very difficult to remove and these fragments can be ingested. Foto mostrano la frammentazione delle munizioni intere negli animali di grossa taglia, quindi nel punto di entrata del proiettile si ha una frammentazione del piombo, quindi si può ritrovare anche in parti molto distante dal punto di entrata. Sono proiettili cosiddetti ad elevata frammentazione che con l'impatto o con le parti dure dell'animale, un osso o già dopo aver attraversato la pelle dura coriacea di un grosso ungulato, possono frammentarsi fino a 400 schegge, microschegge, la maggior parte delle quali sono invisibili all'occhio umano e ovviamente anche a quello dei rapaci o degli animali che se ne nutrono. And we know that this also happens with lead gunshots, so our own work has done CT scans, so three-dimensional x-rays of pheasants shot with lead. And on the right-hand side, these boxes contain the three-dimensional representation of pheasants. The red dots are the whole shot, and the little black dots show the tiny fragments of lead distributed throughout the pheasant. And this illustrates that it's extremely difficult to butcher a pheasant to remove all this lead fragments from the shot. Questa slide e questi grafici mostrano come si frammenta i frammenti di pallini di piombo nella piccola selvaggina. I pallini neri mostrano i frammenti, mentre i pallini rossi sono i pallini. E questo vi mostra quanto potrebbe essere non pratico, molto difficile andare a eliminare tutti i pallini e i frammenti all'interno di un pezzo di carne, perché si frammentano moltissimo e sono molto distribuiti, quindi andrete a buttare praticamente tutto il pezzo di carne. And we know that the mean lead concentrations from studies right across Europe of lead in small game animals and large game animals are considerably higher than the European Union maximum level set for other meats, which is 0.1, they're 25 to 37 times higher on average. Qui abbiamo le concentrazioni medie di piombo nella carne della piccola selvaggina e di cervo in Europa. Il livello è di 0,1 mg su chilo per peso umido. Il livello consentito non nella selvaggina ma nelle carni diciamo destinate al consumo umano in base all'Unione Europea. And we know that this lead is biologically available. Correlative studies show a relationship between the amount of wild game eaten and blood lead concentrations in humans. And this is just an experimental study in pigs where they were fed venison with lead fragments and blood lead goes up very quickly. Questo mostra la biodisponibilità del piombo derivante sempre dalle munizioni e in questo studio hanno provato a testarlo sperimentalmente sui maiali andandoli ad alimentare con pezzi di carne contaminata e pezzi di carne invece senza piombo e hanno visto che in quelli alimentati con la carne contaminata i livelli del piombo nel sangue erano molto elevati. As a result of these risks from lead ammunition, food and health agencies across Europe have set health advice. The risks are greatest for children, pregnant women, fetuses and frequent consumers. And this is just an example of advice from three countries, which is that children, pregnant women and women planning to have children shouldn't eat the meat of game shot with lead ammunition and other consumers should reduce the amount that they eat. Questi sono gli avvisi da parte delle Health and Food Agencies per cui dicono che le categorie maggiormente a rischio sono i bambini, le donne in gravidanza, i feti e i consumatori abituali. And so to finish, I thought it was worth saying that there is international scientific consensus on the risks to human and animal health from lead ammunition and the need to replace it with non-toxic alternatives. And the letter was posted on an open website in October 2023 from experts in lead poisoning, 81 from around the world, from six continents,
including scientists who are hunters, veterinarians, human health specialists, conservationists, and social scientists. This is available on the website address here with a lot of background information and references. C'è un consenso internazionale scientifico sui rischi dovuti alle munizioni da piombo. Questa è una lettera che è stata inviata in ottobre di quest'anno da 81 esperti di 6 continenti ed erano compresi scienziati, cacciatori, veterinari, specialisti di salute umana e conservazionisti. And I'd just like to say thank you very much for listening. And also thank you very much for the translation. Thank you very much for your very comprehensive talk. Thank you. Adesso volevo, mi sono dimenticato prima nell'emozione dell'inizio di presentare anche gli altri due conduttori di questa giornata, sono Enrico Bassi e Gloria Ramello. Gloria Ramello avete già potuto apprezzare le sue traduzioni. E, abbiamo tempo per una o due domande rapidissime, ma solo su argomenti di dettaglio per chiarimenti sulla presentazione, perché poi sulla discussione generale sui diversi temi abbiamo la tavola rotonda nel corso della quale potremo tranquillamente approfondire diversi aspetti. Quindi se ci sono domande proprio specifiche su questa comunicazione, prego. Chiedo scusa, dite il nome, cognome e magari qualifica. Scusa, il microfono, così sentono anche. Siamo in collegamento streaming, per cui. Ok. Maggiore Massimiliano Di Vittorio del raggruppamento CITES dei Carabinieri. No, solo una curiosità, nel grafico quello in cui si metteva in relazione l'accumulo di piombo in base alla stagione nel falco di paludo, visto che a gennaio non erano presenti dati sulla concentrazione, è dovuta a un'assenza di campionamento in quel periodo o c'è qualche altro motivo legato direttamente al un fattore biologico? It's a very specific question related to the graph the marshal in sangue sui pallini era blood concentration in January. There are no information about the level of lead in blood in January. Is for a lack of samples or for other kinds of reasons? In January. I just didn't manage to catch any marsh harriers in January. Okay. Thank you. Okay. Non sono stati catturati. Prego. Buongiorno a tutti, sono Pietro Fiocchi, sono parlamentare europeo. Should I talk English or? Certo. Okay. No, one question is that I fully agree with you with the danger to children, also because the human brain, when the children are young, tends to make a confusion between calcium and lead. And we've seen the catastrophe in Chicago based on the lead paints and everything else. So from this point of view, I think we should really do a lot to protect the children. But one thing which is not in line with what you said was a study by the Swedish Environmental Agency, which was saying that the consumption of 3 kilograms of venison was equivalent to drinking water from the public water in a week. So how do you compare this data, and what is your position on this? Because of course you said that there are a lot of studies, and I do agree with you that they say about the danger of lead, but
Vuole, preferisce tradurre lei per la sala, preferisce tradurlo lei direttamente, rapidamente in italiano, così anche... Sì, no, lo traduco molto rapidamente, ovviamente siamo tutti dalla parte dei bambini, perché purtroppo il cervello umano tende a far confusione tra il calcio e il piombo, per cui se i bambini sono in presenza di piombo tendono a mettere nel cervello il piombo, che ha tutta una serie di problematiche di sviluppo pazzesche, con dei casi e degli studi scientifici a Chicago e negli Stati Uniti pazzeschi. Però una cosa che volevo dire sui dati presentati è che c'è uno studio della Swedish Environmental Agency, cioè dell'agenzia ambientale svedese, che comparava il consumo di carne di selvaggina in una settimana, cioè 3 kg, al fatto di bere l'acqua del pubblica, tra virgolette, dal punto di vista di assunzione del globo. Sempre domande rapide, per cortesia. Okay. I'm sorry, I don't think I said anything about drinking water in a week. Non ha capito bene. It's not completely clear. No. Okay, it's a different agency. Okay. Yeah. Okay, so I don't know this study, but obviously the relationship between the amount that you consume and other dietary sources will depend upon how frequently you eat lead and how much you eat, and whether you've bought venison shot with non-toxic bullets or toxic bullets. But from my own work, if you look at the average concentrations, for example, in adults or children that eat 1 to 2 meals of game a week, there's considerably more lead ingested than there is from the rest of the diet put together, several times more. So. Allora, la risposta è che ovviamente dipende da quanto è il consumo di selvaggina, ovviamente il consumo di selvaggina cacciato con il piombo e non con munizioni atossiche, ma si è visto che comunque il consumo anche di quanti? 1-2 meal of meat? How many? For a week? 2 for a week? No, the amount... I haven't seen this study that's been... No, okay, sì, lei non ha visto lo studio. If you eat 1 or 2 meals of game a week, that's been okay. Shot with lead. Uno o due pasti per settimana è molto di più di quello che può essere l'assunzione di piombo derivante da tutte le altre fonti di alimentazione o di acqua. Quindi è sicuramente un livello di assunzione molto maggiore rispetto alle altre fonti alimentari. Ok, allora procediamo con la scaletta. Diamo ora la parola, e quindi avremo modo di approfondire questi argomenti. Giorgio Federizzi. Il professor Giorgio Federizzi, che diciamo fa un lavoro molto importante, perché diciamo lavora con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lombardia e dell'Emilia Romagna e sovrintende un po' alla salute di tutti noi, perché è preposto a compiere analisi sugli alimenti, si occupa quindi delle analisi dei metalli pesanti ma di tante altre sostanze tossiche in tutti i prodotti alimentari. Ha avuto occasione di lavorare anche proprio specificatamente sulla questione del piombo, sia perché il piombo ovviamente è uno dei contaminanti che viene abitualmente tracciato, sia perché è stato coinvolto anche in studi proprio specifici sulla avifauna. E sulla salute umana si è occupato, perché ha analizzato, poi lo vedremo, anche dei campioni di ragù, di prodotti che erano stati oggetto di sequestro. Grazie. Grazie a voi. Sei venuto con noi e a te la parola. Grazie dell'invito. Come già stato anticipato, io mi occupo di sicurezza alimentare, sono un veterinario laboratorista che lavora nell'Istituto Zooprofilattico
e quindi il problema del piombo lo affrontiamo a 360 gradi, quindi non solo su il problema delle carni della selvaggina, ma un po' in tutti gli alimenti, e vedrete stamattina anche un concetto molto allargato di sicurezza alimentare che parte anche dai materiali che vengono a contatto con gli alimenti. Questo è un po', diciamo, lo schema della presentazione che seguirà oggi. Una è quella di vedere rapidamente quella che è la normativa comunitaria che definisce dei limiti massimi di residuo nei vari alimenti, se ne è già accennato un attimo adesso nella domanda, ma quello che è l'altra parte, un approccio, diciamo, che ho preparato proprio per questo congresso, cioè sul ragionare nell'ambito della normativa nazionale e comunitaria, che è una normativa consolidata, sui materiali che vengono a contatto con gli alimenti. Avanti. Questo è il riferimento normativo attualmente vigente a livello comunitario che determina la soglia massima, i limiti massimi di residuo per il piombo negli alimenti. Vedete, è un regolamento che è uscito nel 2023, recentissimo, il 915. In realtà i dati erano già presenti in precedenti regolamenti, in caso particolare il 1881, e il 915 è un po', diciamo, la rifusione degli altri, di tutti i regolamenti precedenti. Quello che vi voglio far notare è il dettaglio con cui sono normate le diverse matrici alimentari, partendo e mettendo una particolare attenzione alle matrici di origine vegetale. Perché? Perché i vegetali, i funghi inclusi chiaramente, sono dei grandi accumulatori di piombo, di minerali in generale, perché lo assumono con le radici. Quindi abbiamo delle soglie che rispetto alla matrice carne che vediamo dopo, anche più alti. Andiamo avanti. Qui vedete c'è tutto un dettaglio veramente molto specifico di limiti previsti per vari prodotti. E andiamo avanti, c'è chiaramente l'attenzione ai bambini. Quando esce un regolamento che va a normare qualsiasi contaminante, i primi limiti vengono fissati per i baby food. Okay? Per i baby food, se torno indietro, per i baby food abbiamo dei limiti molto molto bassi. Nel latte sono i limiti più bassi attualmente in vigore, nel latte che è destinato ai bambini è di 20 ppb, 0,02 mg chilo. Avanti, arriviamo al problema delle carni. Questo è un problema non da poco, perché è già stato accennato prima. I limiti sono fissati per le carni di bovino, ovino, suino e pollame. Il cinghiale, il cervo, il capriolo, la lepre, rientrano in questa categoria? No, non entrano. Non entrano in questa categoria perché si parla di suini, non si parla di suidi. Si parla di bovino e non si parla di bovidi o di la famiglia più estesa. Quindi i limiti sono specifici per le specie allevate. Quindi c'è una carenza a livello comunitario di limiti per quanto riguarda la selvaggina. Nell'ambito dell'applicazione del Piano Nazionale Residui è chiaro che a livello nazionale, in Italia ma anche negli altri paesi, vengono controllate anche le carni di selvaggina, perché a tutti gli effetti sono degli alimenti. Il limite qual è? L'avete visto prima, è di 100 ppb, 0,1 mg chilo per le carni di bovino, suino, eccetera. La mia attenzione sulla selvaggina è nata proprio dai controlli che facciamo in laboratorio sull'analisi di campioni di carne congelata che proviene da paesi comunitari o extracomunitari, frutto di cacciagione, con la richiesta di determinazione di metalli pesanti e di piombo, e poi trovare dei valori che ci pongono il grosso problema dell'interpretazione del risultato e il giudizio sulla partita.
qual è la situazione attuale. Qui è uno studio che abbiamo fatto nel 2021, pubblicato, su quelli che, andando a campionare, dei ragù posti in vendita, quindi recuperati proprio in fase di vendita al dettaglio, supermercati, eccetera, prodotti con carne di selvaggina cacciata. Avanti. Qui non entro nel dettaglio, perché poi dopo potete anche andare a vedere lo studio. Abbiamo preso in considerazione diverse specie di selvaggina, ma se guardate, forse non si vede, la percentuale di carne varia molto, perché abbiamo dei ragù posti in vendita che c'è più pomodoro che carne, chiaramente, ma questo ci sta. Ma la cosa che salta all'occhio è quello che vedete quello che è contornato in rosso. Ed è questo. Quando arriva un campione in laboratorio, il laboratorio lo deve omogeneizzare, ok? Per omogeneizzarlo poi procede con le analisi e non fa un'analisi sola, fa più analisi su quel campione. Quando ci troviamo con della carne di selvaggina, non riusciamo mai ad ottenere un'omogeneità. Nel caso particolare, il ragù, ogni vasetto, è stato interamente macinato in maniera molto fine, e vedete che in alcuni casi oscilliamo ad una concentrazione da pochi ppb a 14 ppm, in altri casi anche 18 ppm. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, pur omogenizzando il materiale, ci sono dei microframmenti che non riusciamo a distruggere, ad omogenizzare, ma nel momento in cui andiamo all'analisi e sciogliamo questo materiale con degli acidi forti, è chiaro che dove c'è questo piccolo frammento, il contributo è notevole. Questo è un classico comportamento quando analizziamo della carne di selvaggina. Avanti. Altro studio, avanti, che è quello che l'ha presentato prima la relatrice, e aggiungo un aspetto nuovo rispetto a quello che è stato detto prima. Se vedete in piccolo c'è, e in bianco, che è il punto di sparo, ok? Il proiettile è entrato lì. Questo è uno studio condotto con la Polizia Provinciale di Parma e l'Università di Parma su dei cinghiali cacciati. Punto di sparo è quello. La radiografia mette in evidenza, come avete visto prima, tutta una distribuzione di frammenti, ma cosa abbiamo fatto in più? Proprio perché non c'è questa omogenea distribuzione che originava, diciamo, da questi dati analitici, abbiamo fatto dei prelievi di muscolo, vedete, nei punti gialli, dove alla radiografia non vedevi niente. Però abbiamo detto, prendiamo un cubetto di muscolo di carne in quella zona e l'analizziamo per vedere se c'è. Vedete che ancora, se la rosa, se il diametro dei frammenti che noi riusciamo a vedere a livello di radiografia, diciamo, può raggiungere una dimensione di 20-30 cm di diametro, se facciamo prelievi a spot e analisi su della carne, questa diffusione è ancora più ampia. Quindi la radiografia ci dà già un'immagine, ma se noi procediamo con dei prelievi, diciamo, puntuali, precisi, di muscolo in punti molto distanti, possiamo trovare anche lì dei frammenti. In pratica abbiamo visto che se un punto di sparo, come nel caso sotto, è avvenuto nella spalla, trovavamo delle concentrazioni rilevate anche nella coscia controlaterale. Quindi praticamente è come se un po' tutta la carcassa, diciamo, venisse coinvolta. È chiaro che dipende dal punto in cui viene colpita, eccetera. Qui avanti abbiamo fatto, lo studio era per mettere a confronto delle munizioni al piombo e delle munizioni a rame. Vedete che nella diffusione del rame non c'è stata una frammentazione, abbiamo in quei punti gialli determinato il rame e rientra nella normalissima, diciamo, variazione della concentrazione che troviamo nel sangue, nei tessuti, eccetera. Quindi non solo dal punto di vista radiografico non si vede la diffusione, la frammentazione, ma neanche dal punto di vista analitico. Avanti.
e questo è quello che abbiamo fatto. Adesso voglio introdurre questo ragionamento che non l'ho mai trovato né riportato né descritto. L'ho fatto perché in laboratorio ci occupiamo di analisi a materiali a contatto con gli alimenti. Cosa sono i materiali a contatto con gli alimenti? Il food contact material. Sono tutti quei materiali che entrano, come dice la parola, in contatto con l'alimento. Quindi ci può essere la scatoletta dove in metallo dove ci stanno la frutta sciroppata, ci può stare la forchetta, ci può stare il tubo in plastica di un macchinario che confeziona alimenti, ci possono stare la carta, i cartoni in cui poniamo la pizza o in cui poniamo il pane. Quindi ci sono tutta una serie di materiali molto ampie che sono oggetto di normativa ben specifica, sia nazionale che comunitaria. Cosa dice questa normativa? Questa normativa parla di... quella italiana è molto vecchia, molto datata e molto avanzata rispetto a quella comunitaria. Quella comunitaria, sostanzialmente al regolamento base, è il 1935, che parla delle caratteristiche che devono avere i materiali che vengono a contatto con gli alimenti, e su questi c'è frequentemente un aspetto sulla riduzione e l'attenzione del piombo. Cos'è la caratteristica di questi materiali che devono avere? I materiali devono, prima di tutto, lo dice la norma, non devono costituire pericolo per la salute pubblica, quindi non devono cedere componenti che possono essere tossici. Prima si parlava delle varie fonti dell'acqua di origine del piombo, ci dimentichiamo spesso che può derivare anche dai materiali a contatto con gli alimenti. Se noi li confezioniamo in contenitori che cedono, noi lo mangiamo. Okay? Quindi questo è un aspetto tra virgolette nuovo, perché si parla di sicurezza alimentare dal campo alla tavola, ma spesso ci si dimentica della forchetta. Okay? O del confezionamento degli alimenti. Quindi non devono costituire pericolo per la salute umana, non devono determinare delle modifiche della composizione organolettica dei prodotti che vengono conservati, e devono chiaramente garantire anche l'idoneità funzionale, cioè se un contenitore ci metto l'olio non deve perdere. Sono sostanzialmente dei materiali che sono inerti, non devono cedere. Esiste però una deroga, perché ci sono degli imballaggi attivi e intelligenti che quelli effettivamente possono cedere, ma devono cedere certe sostanze riconosciute. Quindi i materiali a contatto con gli alimenti per loro definizione devono essere inerti. Avanti. I proiettili da caccia li consideriamo dei materiali a contatto con gli alimenti oppure no? Nella norma non si fa riferimento mai ai proiettili da caccia. Avanti. Ecco la norma nazionale, italiana 1962, che dice che il piombo, i materiali in piombo e zinco e le leghe contenenti più del 10% di piombo non sono ammesse per l'uso come materiali a contatto con gli alimenti. Okay? Quindi già dal 1962 in Italia c'è il divieto di utilizzo di questi materiali a contatto. Avanti. Dove la possiamo trovare? Il piombo lo possiamo trovare nelle materiali in ceramica, per la smaltatura della ceramica, nella carta dei contenitori e della pizza, possiamo trovare nel vetro, perché il cristallo è a base di piombo, ma lo possiamo trovare anche nelle materie plastiche. Avanti. Avanti. Ne è saltata una. E questa è la parte sperimentale. Parte sperimentale che ho condotto per preparare questo evento. Da un cacciatore mi sono fatto fornire delle cartucce vecchie e nuove, da queste abbiamo recuperato i pallini e abbiamo deciso di testarli come se fossero dei materiali a contatto. Premesso che il piombo non è ammesso, però il piombo dei proiettili si utilizza, quindi noi li abbiamo testati come se fossero dei materiali a contatto, applicando le condizioni che ci prevede la normativa.
Quindi, come vedete lì, ne abbiamo prese di varie tipologie, poi non sono l'esperto, quindi se poi qualcuno mi aiuta a capire meglio lo ringrazio. Abbiamo preso dei pallini con un calibro da 1,7 a 4,35 per arrivare anche a 3 proiettili, diciamo, monolitici. Avanti. Li abbiamo testati come si testa un materiale a contatto, secondo la normativa. Quindi, 2 ore. Alla temperatura di 100 gradi in un simulante alimentare che è previsto per legge, che è un simulante alimentare a base del 3% di acido acetico, cioè simula gli alimenti acidi. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un solo proiettile e l'abbiamo messo in 1 litro di questa soluzione, messa in stufa 2 ore a 100 gradi. Ripeto, sono le condizioni che normalmente applichiamo. Questa è nella stufa, non è il materiale, non è il pallino perché non si sarebbe visto, questo qui è un altro materiale, vai avanti, questo è un altro materiale che abbiamo testato perché un pallino in un litro non si vedrebbe, avanti, e questi sono i risultati che abbiamo trovato. Abbiamo analizzato l'alluminio, il vanadio, il cromo, manganese, ferro, cobalto, nickel, rame, zinco, arsenico, selenio, molibdeno, argento, cobalto, antimonio, mercurio, tallio e piombo. Ok? In rosso le caselle, le dovete leggere in verticale, quelle che hanno le maggiori concentrazioni che noi abbiamo trovato di questi metalli. Vedete che abbiamo delle munizioni che migra del molibdeno, migra dell'arsenico, migra del tallio, ma la cosa interessante è il focus sul piombo. Se vai avanti, focus sul piombo è questo qui. Queste sono le migrazioni di piombo che abbiamo. Ripeto, le condizioni è un pallino in un litro di simulante alimentare. Vedete che dopo 2 ore a 100 gradi, i pallini che vedete nella figura, il numero 1, ha migrato 9 mg chilo. Quindi abbiamo 9 mg che dal pallino sono passati alla soluzione. Interessante è il caso numero 8 che è contornato, che è evidenziato nella fotografia più grande che vedete qui sotto. Perché? Perché questa munizione era costituita da 2 tipologie di pallini, quelli opachi, poco regolari e altri lucidi, munizioni quindi trattate con altri metalli in superficie. Vedete che differenza c'è tra un 1,9 e uno 0,15. Quindi le munizioni, i pallini che vengono trattati in superficie con altri metalli vanno sostanzialmente a limitare la migrazione del piombo. Avanti. Rapidamente e poi chiudo su dei pareri a livello normativo. Allora, abbiamo detto prima, quando arrivano dei campioni di carne e di selvaggina nel laboratorio, c'è da dare un'interpretazione. Non riuscendo, in assenza di limiti, ad interpretare, è stato fatto un quesito al Consiglio Nazionale per la Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute, che sostanzialmente non ha dato nessun giudizio di pericolo anche a fronte di concentrazioni di quasi 2 ppm. Avanti. E questa è la determina della Regione Emilia-Romagna. È stata fatta nel dicembre 2016, è stata fatta dal Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, dove la dirigente, dovendo normare un po' tutte le caratteristiche dei centri di sezionamento e lavorazione della selvaggina, ha colto l'occasione per affrontare il problema del piombo. Avanti. E cosa ha detto? Ha scritto di stabilire che è consentito l'uso esclusivo di munizioni prive di piombo per l'abbattimento di capi di fauna selvatica le cui carni vengano destinate al consumo da parte di soggetti diversi dal cacciatore stesso. Cosa dice? Te vai a caccia, puoi usare i tuoi pallini, ti mangi i tuoi animali, non è un problema.
meglio, è un problema per lui. Però se queste carni noi le poniamo in vendita, le sezioniamo e le distribuiamo, devono avere dei requisiti di sicurezza alimentare. Quindi queste non devono prevedere l'uso di munizioni contenenti piombo. Avanti. Tempo 12 mesi, 14 mesi, la giunta regionale è intervenuta avanti, andando a scrivere e quindi ad annullare la determina che era stata fatta, reintroducendo così la possibilità di utilizzo di tali proiettili, tali vuol dire al piombo, anche durante i piani di controllo, sino a un pronunciamento definitivo ed omogeneo a livello nazionale da parte dei ministeri sopraindicati, quindi Ministero della Sanità e Ministero dell'Interno. Questa è un'etichetta fatta ieri, campione è arrivato ieri in laboratorio, come vedete, lepre congelata proveniente dall'Uruguay, dove si vede malissimo perché è molto scura, nell'etichetta è riportato che può contenere tracce di pallini da caccia. Questo è diciamo, un'etichettatura che sta venendo avanti negli ultimi anni sullo scambio anche comunitario dai paesi dell'est, forti produttori di carne di selvaggina, in cui avvisano il consumatore della possibile presenza di pallini da caccia. Chiudo con questa, che è diciamo, una formula matematica in cui il rischio dipende dalla tossicità e dall'esposizione. Il piombo, la tossicità del piombo è definita quella, qual è che ci cambia noi consumatori il rischio? È l'esposizione. L'abbiamo detto prima, l'ha detto la relatrice prima, quanta carne dobbiamo mangiare di selvaggina per stare sotto un livello tossico. Quindi l'esposizione è un fattore importante per avere un rischio maggiore o minore. È chiaro che le popolazioni a maggior consumo sono a maggior rischio. Ho finito e vi ringrazio. Grazie mille per questa comunicazione davvero interessante e molto, molto centrata. Non abbiamo tempo per le domande, mi dispiace tantissimo perché abbiamo un po' sforato con i tempi. Io direi di rimandare tutto alla discussione. Io stesso avrei una domanda, ma ne approfitterò poi del coffee break per farla. Adesso abbiamo il coffee break, cerchiamo di anticipare il rientro in modo da rimanere comunque nei tempi alle 11:15. 25 minuti di coffee break, sfogatevi, ma alle 11:15 ricomincia la diretta. Lo diciamo anche agli amici che ci seguono in streaming. Scusate, il coffee break, se uscite dalla...